Sognare si può, la radio con un cuore intorno. Sognare si può e non è peccato. Sognare si Sognare si può, buongiorno, devi, buongiorno, se ci buongiorno, buongiorno. Allora abbiamo qui niente e poco di meno che Luca, che io chiamo Luca Belgravia, invece chiamasi Luca Nicolotti. Buongiorno Luca. Buongiorno, ben ritrovata, ben ritrovati tutti. Quando c'è da fare casino, quando c'è da fare festa, Belgrade c'è sempre. Quindi oggi festeggiamo, no, la zona gialla, festeggiamo i 10 giorni, 11 giorni che mancano a Natale, festeggiamo un sacco di cose, ok? Assolutamente sì. Allora iniziamo questa nostra Buongiorno. festa e perdonatemi, ma la diretta funziona. Bene, dovreste vederla in diretta sia sulla pagina di Sognare si può, di Ivana, e sia sulla pagina di Belgravia, Esatto, eh? questa è l'idea. Noi abbiamo provato a fare questo nostro Il esperimento. trick e ballacche tecnologico in cui non siamo grandi specialisti, ma ci stiamo provando. Ci stiamo provando effettivamente, dai. Voglio dire questo, per iniziare, guarda cosa sta arrivando. Sta arrivando, non ci Niente. credete, un Grazie. caffè. Un Possiamo. caffè in tazza dopo un Esatto, mese che hanno in ciao, tazza. grazie, Dopo un mese di caffè d'asporto grazie. dentro i bicchierini riciclabili. Assolutamente Viva il incredibile, caffè in tazza. assolutamente sì. E noi siamo al Crazy Corner e d'altra parte siamo sulla parte, diciamo sul retro di un bar che finalmente può darci il caffè nella tazzina. Bravissima. Finalmente si può entrare e finalmente si può prendere un caffè. E scusate, adesso guardate un po' cosa facciamo noi. Noi ci Ta-ta-ta-ta. gustiamo il caffè. Io vi svelo la ricetta di Belgravia. Caffè con la cannella. Venite da Sharm e lei vi serve caffè con la cannella. Sempre 1 euro, senza aggiunta, senza costi aggiuntivi. Però è un'ottima Però specialità. assolutamente sì. Scusate, ma ci voleva una Sì. cosa meravigliosa. E questo che sia di buon auspicio anche a tutti coloro che hanno ricominciato un briciolo a lavorare, sperando veramente che possa questo essere di grandissimo auspicio, appunto. Intanto saluto Doriano Missora, che è fuori dal Piemonte. Come va da voi in Lombardia? Anche loro diventati in zona gialla, e quindi insomma si ricomincia a lavorare. Allora, caro il mio Luca, ne hai Eccomi riempito praticamente lo studio con una di ventata cadeau. di, esatto, una ventata di cadeau, tanti, tantissimi, ma proprio tantissime Sì. iniziative. Allora, intanto permettimi, voglio salutare l'associazione, anzi, il gruppo Facebook, l'angolo del confronto, con il quale ieri abbiamo terminato ad Orbassano alla grande, voglio Che ho visto, che ho dire. visto. Vestita da Grazie. Babba Sì, Natale sì, sì, sulla sì. moto, no? Capito? Sei andata in moto No, io anche. no, Tu io no. a terra. Io a A fare terra, le foto. a fare le foto, a fare i video, però insomma questa manifestazione, oltre che praticamente è andata avanti in realtà sospesa per un certo periodo di tempo Certo. perché non ci si poteva spostare, permetteva agli artisti di esporre dei quadri all'interno delle attività commerciali, anche se chiuse, ma con la vetrina a vista, di molti artisti che si sono resi disponibili a farlo. Abbiamo fatto delle maglie stampate che sono state vendute, delle mascherine, tutto questo grazie a Gabriella Rotirotti, l'angolo del confronto, scusate, il telefono, tutto questo a favore del telefono rosa. Bene, Perché la violenza contro le donne e contro i bambini, e comunque la violenza non si ferma un giorno. Cioè, nel senso, non si festeggia un giorno soltanto, sono problemi che ci sono tutti i giorni. E certo. quindi noi abbiamo continuato e abbiamo chiuso l'evento il primo giorno
possibile, che è stato ieri, ed è stata una bella festa, sempre in sicurezza, però è bello vedere i Babbo Natali che davano i regali, un po' come te, certo, che adesso, certo. Che adesso ci racconterai tutta una serie di iniziative, perché sei venuto qua veramente carico di regali. Intanto tu hai lanciato, perché insomma posso prego. Quel che di Cesare, c'è cioè Ivana che appunto ha governato la parte tecnologica, quindi dovrebbe hai lanciato un questionario, giusto? Sì, abbiamo fatto una domanda. Una domanda, abbiamo aperto questo nostro incontro con una domanda che è questa: sta arrivando Babbo Natale, no? Sta arrivando Natale, ma voi vorreste festeggiare, avete piacere di festeggiare il Natale facendo del bene? Okay. La risposta l'aspettiamo da voi. Noi vorremmo farlo del bene, nel nostro piccolo ci piace l'idea di dare una mano. Quindi è arrivato Luca con un sacco ideale, un ideale sacco rosso sulle spalle e con una serie di iniziative, sì, che andremo a raccontare. Allora. Intanto Rosita Panetta, buongiorno. Buongiorno Rosita. Buongiorno. La poesia salverà il mondo. Assolutamente. Rosita Panetta, sì, è uscita con un suo libro di poesie per Pathos Edizioni. Vedo che Luigia Gallo anche ci sta seguendo, che è l'editrice di Pathos. Pathos in questo momento a Belgravia ha una proposta che prevede una borsa riciclata, quindi sostenibile, in scarti di plastica che sono stati assemblati ogni due libri Pathos che vengono comprati, quindi incluso il libro di Rosita Panetta. Benissimo, quindi andate a dare un'occhiata, perché ma lo sappiamo come funziona il nostro Luca, è sempre in movimento, non si è fermato mai in realtà. Poi voglio salutare ancora Michele Di Stefano, Roberto Ferraro, ciao Roberto, Danilo Tacchino, ma buone feste, assolutamente, Adriana Resegotti, Francesco Murlo, un caffè alla cannella, Doriano, sì. Sì, sì, caffè alla cannella, gran casino di gente in giro, troppa ci dice, fuori dal Piemonte, ma anche qua ieri è stato abbastanza un movimento, la gente aveva voglia di uscire. Marisa Pancottini, ciao, Laura Mosca, quante persone, io come sapete purtroppo l'ho verificato, non vedo tutti, quindi saluto e ringrazio tutti coloro anche che eventualmente io non vedo in questo momento, certo. Vi saluteremo, consideratevi, sì, man mano salutate tutti con tutto il cuore, perché purtroppo Facebook fa questo, non mostra tutti i nomi subito e questo mi dispiace molto, però questo è, cioè dobbiamo farcene una ragione. Bene. Laura Mosca, ciao, ma ci manda un cuore grosso. Benissimo. Così, grandioso. Allora, senti, chiacchieriamo, ma intanto cominciamo a dire, libri, allora, sì. A proposito di libri, visto che tu sei un libraio, ti piace chiamarti così, lo so. Sì, allora, partiamo con i libri per i bambini, per sì, le elementari. Allora, vi faccio vedere questo libro qua, che è scritto da Silvano Antonelli, che è un... Avvicinano forse, eccolo, così si vede ancora, ecco, sì. Che si intitola Il presepe di Torino. È uno dei libri che sono piaciuti di più. Silvano è fondatore di una delle principali compagnie teatrali di Torino, che si chiama Stilema. E vai, fuori uno. Poi, Paola Mastrocola. È un'altra autrice torinese, ha scritto questa bella storia di animali, elefanti in fuga, ispirati a una musica del 1800 che si chiama Il Carnevale degli Animali. Ma che bello! Ed è un libro più CD, ha un prezzaccio, come dico io, perché costa 16 euro, libro più CD, ragazzi, non potete farvelo sfuggire. E poi, vabbè, questo invece è un, come si suo uso dire io, una carezza alla nostra amica, perché si chiama Lucia Simonis. Ciao Lucia! Ciao Lucia, se ci stai ascoltando. Lei ha illustrato questo libro appena uscito per le edizioni Didattica Attiva e si intitola Il Conte Merlo e il Ladro. E il Drago. No, scusate, è il Drago. È il Drago di Piastasco. Interessantissimo anche questo. Cos'è questo?
Freud direbbe qualcosa in merito. Vediamo. Lo chiediamo alla tua psicanalista. Esatto, mercoledì alla nostra dottoressa, okay. Esatto, Stefania Rubatti, domanderemo che cosa significa questo tuo scambio. Esatto. Cosa vuol dire scambiare il ladro per il brano? Esatto, ciao Fabrizio Scarpa, ciao. Per finire, insomma, ecco. Il mio quaderno della gentilezza. Insomma, noi siamo da una delle librerie gentili, perché insomma, un autore che si chiama Daniel Lumera si è inventato questa cosa, ha chiamato a raccolta le librerie italiane che volessero autodefinirsi librerie gentili, perché ha scritto un libro sulla gentilezza per i grandi. Questo è un esercizio di gentilezza per i bambini delle elementari, quindi insomma, un messaggio, un pensiero. È importante, perché pensiamo che se noi determinate cose le iniziamo ad apprendere da piccoli, poi ce le portiamo dietro, è un piccolo semino che permette veramente una grande crescita, no? Di portarci dietro quelle piccole cose meravigliose che poi faranno parte di noi. E poi dove andiamo? E poi abbiamo la gerla del bene. E allora tre ideuzze da proporre. Esatto, tre, veramente tante. Ciao Paola Casale, ciao Paolo Iacovelli, Marisa Pancottini, eccola di nuovo che mi ricompare. Eccola lì. Tra l'altro Roberto Ferraro ci mette musica, chitarra, pianoforte, perché lui è un musicista, oltre ad essere un bravissimo avvocato, e in questo momento si sa, a parte online, la musica è piuttosto ferma. È un peccato, speriamo che presto tutti i nostri artisti possano tornare, certo, all'interno dei teatri e fare veramente, condividere con noi sorrisi, musica, canzoni, spettacoli teatrali e quant'altro dal vivo, perché veramente la bellezza salverà il mondo, io lo dico sempre. E tra le cose più belle che noi potremmo goderci è veramente uno spettacolo, una condivisione, no? Guardare degli artisti che ci regalano sul palco delle emozioni. Il settore artistico e culturale è quello che in questo momento paga pegno, no? Maggiormente rispetto assolutamente, a questa situazione. Assolutamente, sì. È giusto avere attenzione. Assolutamente. Allora, andiamo. Tiro fuori dal tuo sacco i regali di Natale, il bene che potremmo eventualmente fare. Allora, dicci. Parto dal più voluminoso, lo vedete? Eccolo, aspetta che guardiamo, eccolo. Vedete, eccolo. L'etichettina? Ecco. Si vede l'etichettina? Beh, sì? Non lo so, io sono un po' ceccata, però spero che i nostri... Dovrebbe esserci un'etichettina sopra il panettone, comunque. C'è. Okay, la okay. Stai tenendo tu in mano. Questi sono i panettoni dell'ATMO, che è l'associazione dei donatori di midollo osseo. Sì. E 10 euro ciascuno, la premessa che vale per tutte queste cose è che ovviamente... A noi come libreria non resta nulla, nel senso che sono operazioni, insomma, è uno spazio che diamo e condividiamo volentieri con associazioni e realtà che appunto riteniamo belle e da far conoscere. E quindi panettone, esatto, ce n'è un po' di tutti i tipi, dal tradizionale a quello alle pere, c'è il pandoro, quindi insomma non c'è che l'imbarazzo della scelta. Qualcosa che vi piace lo troverete sicuramente, e poi insomma il pancino a Natale si festeggia, no? Poi, a proposito di festeggiamenti e di robe dolci, vi faccio impazzire, allora, questa e è allora dicelo. Stamattina abbiamo deciso proprio di, cioè, che dobbiamo fare, peggio di così. Questa è la stella di cioccolato dell'AIL, che è l'associazione italiana che sostiene la lotta alla leucemia. Sì. Ha una casa di accoglienza a Torino, in via Nizza, che si chiama Casa AIL. Sì. In libreria, oltre alla stella di cioccolato che avete visto, abbiamo anche le stelle di Natale, che sono una risorsa abitualmente importante per AIL e che quest'anno hanno ovviamente faticato ad arrivare alle persone che le volevano prendere, perché pochissimi sono stati i posti
i banchetti ai autorizzati in piazza a causa appunto della pandemia, quindi anche qua vi invitiamo a venire, no, noi le stelle non mancano mai, quindi venite, prenotatecele. È una bella frase questa, no? Noi le stelle non mancano mai. Però esatto, è importante, è vero. Allora, in questo anno il Covid ha limitato tantissime cose, anche proprio le iniziative di sostegno, perché non potendo muoverci, tutta una serie di iniziative che venivano fatte all'esterno, nelle piazze, e purtroppo sono state limitate, ovviamente, insomma, a causa Covid. Per cui possiamo in questo momento recuperare, certo, in qualche modo, andando ad acchiappare le stelle, i panettori e tutto il resto che noi andremo a dire da Belgravia. Ovviamente contingentati, scusate, mi è partita la... mi è partita la T, è venuta una D. E quindi è importante, se voi volete fare del bene per Natale, visto che questo sarà un Natale decisamente fuori dal comune, no? Sarà un Natale diverso per mille motivi che non stiamo qua a ribadire perché tanto li conosciamo tutti, però possiamo pensare almeno di fare qualcosa di buono, se volete, se vi fa piacere. E dunque continuiamo. Ultima proposta, ma in realtà è la prima perché scade il 19. Allora, questa è una lotteria che è stata chiamata Lotterizia. Vabbè, questo è un blocchetto da 50 biglietti, ogni biglietto un euro, serve a sostenere le attività educative dell'Arsenale della Piazza. L'Arsenale della Piazza è stato realizzato da Sermig, che a Torino ha ristrutturato, no, l'Arsenale di Piazza Borgodoro. Sì, sì, lo conosce sicuramente, 5.000 volte, perché c'è una grande bandiera della pace sopra l'ingresso. Bene, queste sono attività educative, che vuol dire sport, e c'è un progetto che è già partito di realizzazione di un palazzetto coperto per calcio, e tutte le attività tipo dopo scuola, estate ragazze e quant'altro per i ragazzi di Porta Palazzo e Barriera di Milano. La cosa divertente è che in palio i primi due treni sono due posti per andare a vedere insomma, dal vivo appena riapriranno, infatti i biglietti valgono per anche per tutto il 2021, una partita della Juventus oppure una partita del Toro, più altri 200 premi della serie, come sempre. Ce ne sono tanti. Però occhio, ultimi giorni, come vedete il blocchetto è già a un buon livello di svuotamento, per cui vi aspettiamo. Se volete potete pagare anche a distanza, bonifico, Satispay, ci contattate su WhatsApp e quant'altro. Ripeto, una partita della Juve per un euro e un sostegno ai ragazzi di Porta Palazzo e Barriera di Milano, che sono il nostro futuro. Assolutamente. Okay. Allora, volevo fare un saluto grandissimo a Francesca Pippi Martinelli, che ci manda il suo saluto con la manina. Un saluto anche a un tenore bravissimo, Saverio Losa, ciao! E poi la signorina ciao, Rodolfo Lombardi, e poi mi sono scappati, scusate, tutti gli altri che ci stanno ascoltando e che naturalmente ci ascolteranno. Adriano Bertolo, un saluto grosso anche a te. Allora, voglio dire che abbiamo già, direi, condiviso tutta una serie di importantissime iniziative. Mi fa piacere ovviamente condividere le cose buone, sì. Quando si può non ci costa poi nulla, infine un euro che cos'è, quando, voglio dire, non ci abbiamo magari 100 euro, non diventiamo né ricchi né poveri, però un caffè si può fare, si può dare, dal mio punto di vista, una mano d'aiuto, ripeto, sempre quando abbiamo piacere di farlo, ma magari in questo periodo ancora di più, perché questo è un momento che ci ricorderemo, dal mio punto di vista, perché ci ha segnati in un modo o nell'altro, chi più, chi meno, ha patito o comunque abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle un lungo periodo di fatiche, diciamo così. Per cui, se possiamo condividere e darci un piccolo sostegno, male non ci fa.
a Natale siamo tutti più buoni, magari esserlo sempre sarebbe anche meglio. Però ascolta, Luca, cioè, ti sei portato la bottiglia? Quella però la teniamo per il finale. No, perché a me mi casca l'occhio, va bene, andiamo dopo. La possiamo far vedere comunque, così vi mettiamo sul gusto. Esatto. Voi vedete di che anno è? 1958. Cioè, voglio ed dire. È un Barolo di Giacomo Conterno. Provate ad andare a vedere su internet quanto vale una bottiglia di Barolo di Giacomo Conterno, regolarmente numerata, 558, quindi è uno stock, allora, non c'è tarocco, mica bau, micio. Ascolta, magari, dopo ne parliamo. Sì, allora, abbiamo ancora circa 10 minuti, sì, allora, te lo dico perché così... Siamo d'accordo. Va bene, ascolta, vabbè, permettimi solo ancora un saluto a Carlo Alberto Francesconi, ciao, che è il direttore artistico, nonché proprietario di Strione TV. E allora, ciao Carlo Alberto, come la va? Poi Alberto Avetta, man mano che li vedo, cerco di salutarli subito, perché certo, poi mi spariscono e non riesco più a salutarli. Diventano volate. Sì, mi spariscono, abbiate pazienza, che devo fare? Luca, allora, prego. Ecco qua. Cosa è? Allora, per i grandi. Per i grandi, abbiamo parlato dei piccini e mo'. Per i grandi, allora, noi comunque ci siamo inventati una possibilità in qualche modo di tornare a condividere alcuni momenti in presenza con gli autori. Allora, non si possono fare le presentazioni classiche, no, per motivi di non esatto, di evitare gli affollamenti eccessivi. Però che cosa possiamo fare? Allora, la nostra libreria ha 250 metri quadri di spazio, quindi insomma è possibile un distanziamento anche con tante persone. Certo. E l'altro modo col quale ci si può distanziare è quello di spalmare, no, gli incontri, le presenze, quindi abbiamo proposto a una serie di autori di venire in libreria e fare una, no, stare dietro il bancone e certo che raccontare sì, il loro libro alla gente, alle persone che arrivano, e questa iniziativa l'abbiamo chiamata L2O, Librai per due ore. L2O, non me lo vorrei dire, esatto. Sempre solo da Belgrado L2O. Sì, no, sapevatelo. Cioè, guarda, sei incredibile. Beh, però è interessantissimo questa opportunità, no? Allora, sì, raccontacela un po'. Ci permette di spalmare. Tra l'altro, io ricordo che quando noi eravamo ancora dentro, noi eravamo ancora zona rossa, uscì un articolo che appunto raccontava, in cui l'organizzatore del Giro d'Italia raccontava come erano riusciti appunto a mettere in sicurezza il giro e a realizzarlo proprio con questa idea, no? Cioè del dire, quando ci raccontiamo l'esperienza di quest'anno, diciamo spesso anche che nulla resterà, cioè non torneremo completamente indietro, no? È vero. Quindi dobbiamo pensare a questa idea di prolungare i tempi di fruizione, no? Dico di determinati incontri e appuntamenti, e probabilmente attraverso questa può essere una strada per tornare a fare delle cose in presenza più per piccoli gruppi e però spalmati nel tempo. Assolutamente. Quindi, sì. Allora, martedì, venerdì, sabato e domenica. Martedì, domani, Roberto Martinez, che presenterà questo libro che si chiama Primavera di Brivido, che è un libro per tredicenni, è una storia carina, divertente, che appunto come protagonista è una classe di ragazzi delle medie che dovrebbero fare un concerto, poi l'insegnante si ammala, quindi devono fare da sé, un libro che può essere letto da grandi e meno e più giovani, insomma un divertissement, anche perché Roberto ha una bella, insomma, una bella scrittura ironica e carina. Domani, quindi martedì, dalle 17 alle 19, perché le 2 o in settimana dalle 17 alle 19, sabato e domenica invece dalle 16 alle 18. Benissimo, quindi prendete nota. Poi, non abbiamo ancora il libro, però venerdì
abbiamo il direttore di Torino Magazine che si chiama Roberto Barosio. Ciao Roberto! Questo è il vecchio numero, sta uscendo in questi giorni, adesso non so se oggi, domani o dopodomani, il nuovo numero di Torino Magazine. Guido Barosio ha fatto un libro sulla comunicazione e quindi sarà da noi venerdì, anche lui dalle 17 alle 19. Benissimo, e quindi anche lui ne avrà sicuramente da raccontare tanto. Sabato invece, eccolo qua, dalle 16 alle 18 avremo Renata Busettini e Max Ferrero, sono due fotografi che assieme ad Alan Friedman hanno realizzato questo libro. È un libro, insomma, tenete conto che è un libro da 20 euro interamente fotografico, quindi io lo trovo un bellissimo, insomma, un bellissimo libro, una bellissima idea, e l'America raccontata attraverso quattro temi. Uno è il tema delle fabbriche dismesse, un altro è il tema delle frontiere, un altro è il tema delle armi e un altro adesso mi sfugge, sì, forse il New Deal. E, insomma, le elezioni americane hanno tenuto banco anche da noi, no? Dico, perché poi in qualche modo quello che succede in America è importante, sì. Ha ricadute importanti anche per noi qua, e quindi insomma è un bel, potrebbe essere un bel modo anche di riflettere e di condividere. Loro due saranno in libreria da noi sabato, e insomma, tra l'altro Max insegna fotografia allo IAD, quindi insomma, dico, è una persona assolutamente autorevole all'interno del settore. E per finire, domenica invece abbiamo questo autore che si chiama Paolo Domenico Montaldo, che ha fatto tre libri, tre romanzi storici. Vi ho portato questa copertina qui, questo è un romanzo sul Templari e dintorni, e anche lui appunto sarà in libreria dalle 16 alle 18 domenica. Perché domenica? Perché domenica Belgravia, l'ultima apertura straordinaria. Esatto, sì. Domenica Belgravia è aperto e quindi insomma potete passare, curiosare, osservare. Un'altra, voglio salutarti, la signorina Ciccio ti dice salutalo da parte della Zuppa Misteriosa. La Zuppa Misteriosa è un libro per ragazzi, pubblicato da Edizioni Mille, dalla signorina Ciccio. Che è un pseudonimo ovviamente, no? E che però, insomma, se volete venire a scoprire, venite in libreria certo. E troverete il libro. Rosita Panetta dice sempre, purtroppo non so riferito a che cosa, ma comunque... Penso alla poesia stradale. Immagino, esatto. Diceva, oggi non riesco a seguirvi, però tu sai che tutto si può riseguire, certo. Tutto si può riguardare, quindi non è un problema. Comunque, perché grazie a tutti. Questa trasmissione va anche su... Allora, noi adesso siamo in diretta, però ci potete intanto riguardare quando volete, poi finiremo su YouTube e quindi potremo ricondividere, ci troverete quando volete su YouTube tra un giorno o due, e poi se volete ascoltare su Sognare si può, andatelo a cercare. Su Spreaker, esatto, ed ecco che insomma in un modo o nell'altro potete riascoltare questa mezz'ora di fuori di testa. Però cerchiamo di fare del bene, pur fuori di testa. Allora, cos'altro stai combinando? Vuoi salutare ancora qualcuno? No, mi è scappato via Juan Maradan. Ciao a tutti. Mi sono volatilizzato. Sì. Sì, perché passano, ma io ovviamente vi mando un abbraccio e vi ringrazio infinitamente da parte mia e da parte anche di Luca. Certo, vogliamo sempre ringraziare e salutare tutti coloro che ci ascoltano, ma anche tutti coloro che ci ascolteranno. E volevo ricordarvi che questo bam 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 che sentite in sottofondo è il fantastico rumore che serve per fare un buon caffè, e a noi ci arriva il profumino. Esatto, però ci siamo bevuto, siamo al Crazy Corner e dove naturalmente c'è, e noi mandiamo un grosso saluto, Sharon dai capelli verdi, bellissima, Corso Peschiera 246. Vai. Così, se passate di qua, un caffettino, siete un tiro di schiaffo dalla libreria. Tra l'altro, esatto, girate l'angolo, andate a salutare anche Luca e via.
due piccioni con una fava. E quindi chiudiamo con gli ultimi due piccioni. Esatto, allora, dai. Questa ce la siamo inventata quest'anno. Allora, azienda tenuta alla pergola di Cisterna d'Asti, un'azienda produttrice di vini. Allora, aspetta che quello è piccolino, prova, ecco, vediamo se... ecco, fantastico, benissimo. Allora, loro abitualmente con 30 euro vi accolgono, di solito sono inviti a due, per una visita all'azienda e una degustazione con tagliere e 5 tipi di vini diversi. Sì. E questa visita costa 15 euro a persona, quindi 30 euro. A chi spenderà più di 30 euro in libreria da noi, infatti vedete, ve lo sto mostrando in entrambe le parti, da una parte c'è il marchio di Belgrave e dall'altra parte c'è il marchio della tenuta alla pergola, per chi spenderà più di 30 euro di libri da noi riceverà in omaggio uno di questi segnalibri, diciamo, che in realtà è un buono da 15 euro, per cui potrete andare a fare questa degustazione e pagarla 15 euro anziché 30. Non solo, ma sul QR code che vedete, se voi ci cliccate sopra, insomma, vi rimanda a un video in cui la proprietaria, una delle due proprietarie della tenuta alla pergola, vi spiega sia il nostro gemellaggio e sia la loro attività. Quindi una mattinata diversa in campagna potrebbe anche essere un'idea piacevole. E perché no? Perché no? Infatti. Tanto sono in regione, quindi se esatto, ci possiamo anche. Se ci si potrà spostare in regione, insomma, dovrebbero essere raggiungibili. Assolutamente sì. Quindi adesso qualche passetto in più lo possiamo fare. Allora, che Dio vi benedica sempre, ma grazie, la nostra Pippi, anche a te, a tutti quanti. Eccoci, cos'altro? Sono qui, Rosita Panetta, sono qui, grandiosa. Allora, eccoci qua, Danilo Pagano, un saluto grandissimo. Allora, siamo al limite del nostro tempo, sì. Quindi vogliamo parlare o no di questa bottiglia? Sì. Allora, sì. Allora, abbiamo deciso di fare un test perché appunto è la prima volta che ci capita una cosa di questo genere. Allora, ci è stata regalata questa bottiglia. Io ho guardato in internet e appunto su, per dire, se voi digitate appunto Barolo Giacomo Conterno 1958, mi è uscito fuori una quotazione di una bottiglia di questo genere su un sito americano a 1200 euro. Allora, con Ivana abbiamo detto facciamo una prova. Allora, l'idea nostra è di donare ovviamente il ricavato, diciamo, della vendita di questa bottiglia, in questo caso appunto lo aggiungiamo ad Arsenale della Piazza di Porta Palazzo. E io direi partiamo da 500 euro, apriamo un'asta, voi contattate Ivana oppure contattate Luca Belgravia, esatto. Ovviamente il pagamento poi lo farete, no, dico, su un conto corrente dedicato, cioè, quindi dico no, né mio né di Ivana, no, purtroppo no. Siamo dei neri intermediari, però vogliamo vedere se, insomma, no, dico, chiaramente un oggetto di questo genere, no, dico, potremmo realizzare effettivamente un dono, insomma, importante. Quindi vediamo, no, quanto funziona questo strumento di condivisione. Siamo nelle vostre mani, ok? Assolutamente sì, tra l'altro magari metteremo visto che... una foto, sì, esatto, perché non abbiamo dedicato, effettivamente abbiamo dedicato pochissimo tempo a questa iniziativa, quindi magari la rimettiamo poi, sì, sotto le dirette, sì, magari mettiamo la foto spiegando, insomma, l'idea, e se vi fa piacere partecipare, boh, vediamo cosa riusciamo, esatto, vediamo cosa riusciamo a fare, esatto, se a Natale riusciamo a essere un po' più buoni e se riusciamo a fare qualcosa di buono. L'idea ci piaceva dare una mano, sempre, ma in questo momento ancora di più. Tra l'altro voglio salutare ancora Emiliano Pellizzari, ripeto,
Potrei ubriacarmi, dice la Poppy. niente, diffondete questa informazione e vediamo se insieme riusciamo magari veramente a dare una mano, perché ce n'è sempre bisogno. In realtà sarebbero tantissime le iniziative che hanno bisogno di sostegno, quindi se ognuno di noi facesse una piccola cosa, ecco che pian pianino magari qualcosa può cambiare. Luca, da ieri sera nella piazzetta davanti all'interviene ci sono due stelle luminose, quindi sappi che effettivamente Belgravia ha tante stelle. Benissimo, benissimo. Allora, le stelle non mancano. Le stelle fino almeno al 7 di gennaio. Benissimo, benissimo. Quindi, riepilogando, ci sono tante possibilità da poter condividere, a cui poter aderire. Andate da Belgravia, date un'occhiatina e vediamo, scegliete il modo per dare una mano, quello che vi piace di più, quello che vi è più consono, quello che è più adatto a voi. Se vi fa piacere, ci fa piacere, condividete questi progetti, perché secondo me fare del bene non basta mai. E proviamoci sempre, proviamoci a Natale, questo Natale è un po' speciale, diciamo così, rendiamolo magari unico con qualcosa di buono e non solo con cose magari che ci rattristano un briciolino. Certo. Allora, bene. Luca Belgravia. Grazie a segnare si può. Grazie. Grazie a tutti voi. A Luca Belgravia. Alla prossima. Io, ovviamente, Luca Nicolotti, io mi piace chiamarlo così, Luca Belgravia. Grazie a Sharon che ci ha portato il caffè, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, sognare si può, mi raccomando, non è peccato, proviamoci sempre. Alla prossima e condividiamo, condividiamo, condividiamo. Sognare si può, la radio con un cuore intorno. Sognare si può.